Un caloroso benvenuto qui alla Deutzfach Arena di Lowingen. È per noi un grande piacere presentarvi oggi l'ultima generazione della serie 7 TTV. Prodotto a Deutzfachland, la fabbrica di trattori più moderna d'Europa, offre una perfetta combinazione di potenza e design compatto, che lo rendono ideale per il trasporto, il traino e il lavoro con la presa di forza. La nuova serie 7 TTV comprende due modelli, 7250 TTV e 7250 TTV HD, una versione per impieghi gravosi appositamente progettata per applicazioni estreme. Sotto il cofano del nuovo 7250 TTV ci sono gli affidabili motori Deutz Stage 5, ora con una potenza massima aumentata di 247 cavalli. Oltre alla potenza del motore, è stata aumentata anche la coppia massima, arrivando a ben 1072 Nm. Di conseguenza è possibile mantenere la velocità del motore più bassa durante il lavoro, risparmiando carburante. E questo vale anche per i trasferimenti su strada, visto che il nuovo 7250 TTV ora raggiunge i 60 km orari a un minimo di 1799 giri del motore. Rispetto ai modelli precedenti, rimarrai entusiasta delle caratteristiche di guida della nuova serie 7 TTV. Per una guida più fluida abbiamo aumentato il passo di 50 mm. Inoltre, viene utilizzata una nuova trasmissione TTV a variazione continua, un cambio di direzione estremamente rapido, un'accelerazione rapida e ininterrotta, nonché un'estrema potenza di trazione combinata con un'elevata efficienza sono solo alcuni dei punti di forza della nuova trasmissione a variazione continua TTV. Diamo uno sguardo più da vicino al capolavoro dell'ingegneria tedesca. La nuova trasmissione TTV a variazione continua è stata sviluppata da zero. L'attenzione si è concentrata su efficienza, durata e potenza di trazione estrema. Dopo decine di migliaia di ore di sviluppo e test, il risultato è una nuova pietra miliare nella trasmissione a variazione continua nel settore agricolo, l'esclusiva trasmissione TTV a variazione continua. Grazie al sistema idraulico separato Clean Oil, la quantità di olio nella trasmissione è stata ottimizzata, evitando così perdite e aumentando l'efficienza. Inoltre, gli intervalli di cambio dell'olio della trasmissione sono stati estesi a 2000 ore. Come per tutte le trasmissioni SDF TTV, anche la nuova trasmissione TTV include una frizione sia per la marcia avanti che per la retromarcia. Inoltre, due frizioni per la prima e la seconda gamma, in combinazione con il riduttore epicicloidale multistadio e gli idrostati, è stato creato un semplice ma molto efficiente cambio idromeccanico con ripartizione della potenza. Una particolarità della trasmissione TTV è l'idrostato, perché a seconda della velocità di avanzamento, le unità idrauliche funzionano come pompa idraulica o come motore idraulico. Ciò è reso possibile dal riduttore epicicloidale a due stadi in combinazione con la trasmissione. Ma ora andiamo avanti. Come per tutte le trasmissioni TTV, la nuova trasmissione TTV a variazione continua offre la funzione Power Zero. Qui il trattore viene mantenuto fermo attivamente dopo che è stata preselezionata la direzione di marcia, senza alcun intervento. Se ora vuoi accelerare, questo viene fatto nella prima gamma, senza alcun cambio meccanico e sempre senza strappo. Durante la rapida accelerazione del trattore, la velocità di rotazione delle frizioni di gamma convergono fino al raggiungimento della perfetta sincronia. Qui la trasmissione passa alla seconda gamma, in modo completamente automatico. Poiché il cambiamento avviene in frazioni di secondo, il conducente non se ne accorge. Nella seconda gamma cambia l'intero flusso di potenza nella trasmissione. I compiti delle unità idrauliche vengono scambiati. Il motore idraulico ora funziona come una pompa idraulica e la pompa idraulica ora funziona come un motore idraulico. Ciò è reso possibile dal riduttore epicicloidale multistadio, che non solo suddivide il flusso di potenza nelle aree meccanica e idraulica, ma le combina nuovamente in sé. Grazie a questo design innovativo, la nuova trasmissione TTV a variazione continua ti offre il miglior mix di tecnologia, così puoi svolgere il tuo lavoro in modo ancora più potente, comodo ed efficiente.
Per una minima compattazione del terreno e la massima trazione, abbiamo dotato la nuova serie 7 TTV di uno pneumatico posteriore con un diametro più grande. Come con la serie 8 TTV, questa è ora di 2,05 metri, per offrirti un carico utile fino a 6 tonnellate. Anche il carico massimo ammissibile è stato aumentato a 15 tonnellate e mezzo. Per una migliore trazione, comfort e sicurezza, la sospensione intelligente dell'assale anteriore è di serie, così come i freni a disco a secco, a seconda della velocità massima. Grazie ai pneumatici anteriori 665R30 e a un nuovo layout dell'assale anteriore, il raggio di sterzata è stato ridotto di quasi 2 metri. Con un raggio di soli 5,95 metri, la nuova serie 7 TTV è quindi diventata notevolmente più maneggevole e ti offre l'opportunità di ridurre al minimo la svolta in capezzale. Il cofano della nuova serie 7 TTV non solo ha una funzione leggera, ma anche un design più inclinato. Inoltre, la posizione della cabina è stata rialzata per garantire una visibilità ancora migliore. La PTO anteriore Dual Speed è disponibile anche per il sollevatore anteriore della nuova serie 7 TTV. Questo offre due velocità e può quindi essere utilizzato anche con le velocità della presa di forza posteriore Eco per la massima efficienza in tutte le condizioni. Grazie al nuovo impianto idraulico Clean Oil, la quantità di olio che può essere rimossa è stata raddoppiata rispetto al suo predecessore fino a 90 litri. E per la massima operatività, l'olio idraulico deve essere cambiato solo ogni 2000 ore. Diamo uno sguardo alla PTO, all'impianto idraulico e al sollevatore posteriore. La capacità di sollevamento di 10 tonnellate è stata mantenuta ed è stata aggiunta un'ulteriore posizione di trasporto per i bracci inferiori. Inoltre, abbiamo soddisfatto la tua richiesta di aumento delle prestazioni della pompa. Proprio come per la serie 8 TTV, ora offriamo una pompa load sensing da 210 litri opzionale. Per la massima versatilità sono disponibili anche fino a 8 distributori idraulici ausiliari, 5 dei quali nella parte posteriore, e la PTO posteriore commutata elettronicamente con le sue 3 velocità di rotazione ha ora una posizione di folle per un attacco del cardano più agevole. Ovviamente la nuova serie 7 TTV è dotata anche dell'ultima generazione di ISO Plus. Grazie all'appartenenza di Deutz Fahr all'associazione AEF è garantita la compatibilità al 100% con tutti gli attrezzi certificati ISO Plus. Ulteriori informazioni su ISO Plus sono disponibili su deutzfahr.com. Se stai cercando un trattore potente con caricatore frontale, la nuova serie 7 TTV è l'ideale per te. Per la prima volta vi offriamo anche la predisposizione del caricatore frontale completamente integrato in questa fascia di potenza. Questo è stato fatto abbinando al trattore il caricatore frontale Profiline FZ80.1 con un'altezza di sollevamento complessiva di oltre 4,5 m e una forza di strappo di oltre 3750 dN. Rimarrai colpito dalla potenza e dalle prestazioni. Cicli di carico rapidi abbinati ad un elevato comfort si ottengono grazie all'impianto idraulico da 210 litri, allo sterzo rapido regolabile Easy Steer e al Power Shuttle regolabile. Ma ora diamo un'occhiata all'interno della cabina Maxi Vision. Proprio come sulla serie 8 TTV, abbiamo reso la cabina della nuova serie 7 TTV ancora più bella ed ergonomica. La posizione della sospensione pneumatica della cabina è stata ottimizzata per il massimo comfort. Il sedile in pelle Max Dynamic offre ora, oltre al sistema di climatizzazione attivo, un adattatore girevole di 23 gradi. Oltre alla guida del monitor, abbiamo anche integrato due caricabatterie USB per mantenere operativi i tuoi dispositivi mobili per tutto il giorno. E il sistema di climatizzazione offre due bocchette aggiuntive e un sistema di filtraggio migliorato per il massimo volume d'aria durante il funzionamento e silenziosità. Grazie alle più recenti tecnologie di tracciamento e telemetria, puoi ottenere la massima efficienza e precisione nelle lunghe giornate lavorative. La georeferenziazione, affidabile e precisa, è assicurata grazie al nuovo ricevitore SR20, che riceve un'ampia gamma di sistemi satellitari, incluso il nuovo sistema satellitare europeo Galileo. Inoltre, il nuovo modem passa sempre alla migliore rete mobile locale disponibile. È anche abilitato per LTE, per la ricezione più stabile,
per il massimo comfort di guida. È possibile attivare la funzione di sterzata automatica che fa girare automaticamente il trattore in capezzagna, senza intervento manuale. Ma ora diamo un'occhiata all'interno della cabina MaxiVision. iMonitor 3 è il tuo elemento di comando centrale e combina diverse funzioni come la guida su binario o le impostazioni del trattore. È possibile visualizzare fino a 4 telecamere. Anche il funzionamento del sistema di controllo della pressione dei pneumatici, disponibili come optional, è integrato nell'iMonitor. Per una migliore visibilità e facilità d'uso, segue il movimento del bracciolo. Per una maggiore facilità d'uso, è possibile utilizzare l'MMI con 3 tasti di scelta rapida programmabili. L'interfaccia utente di iMonitor è stata rivista e sono state aggiunte 3 aree individuali sul lato principale della trasmissione. Poiché iMonitor può visualizzare una moltitudine di funzioni contemporaneamente, c'è la possibilità di espandere lo schermo. Con Xtend è possibile collegare un tablet all'iMonitor per visualizzare la guida in pista o il terminale universale Isobus. Poiché il tablet è connesso in modalità wireless all'iMonitor, è possibile azionarlo dall'esterno della cabina per effettuare le regolazioni mentre si è vicini all'attrezzo. Senza Xtend, l'attrezzo Isobus viene visualizzato su iMonitor. Sono disponibili numerose altre funzioni Isobus standardizzate, come l'assegnazione di funzioni operative AUX-N a diversi pulsanti o l'elaborazione di mappe applicative. In combinazione con il controllo delle sezioni, fino a 200 sezioni possono essere attivate e disattivate in modo completamente automatico. Insieme all'elaborazione di dati specifici del sito, come una mappa dell'applicazione, è possibile risparmiare costi, tempo e fatica. Per rendere ancora più semplice il tuo lavoro quotidiano, la nuova serie 7 TTV è pronta per Team. Team consente la comunicazione tra trattore e attrezzo in entrambe le direzioni. Il risultato? L'attrezzo controlla automaticamente determinate funzioni del trattore. Poiché la macchina può quindi essere utilizzata in modo ottimale, Team aumenta l'efficienza e la qualità del lavoro, sollevando nel contempo l'operatore. Poiché l'accessibilità dei dati utili nella vita di tutti i giorni sta diventando sempre più importante, la nuova serie 7 TTV include un pacchetto dati di serie. Gratuito nel primo anno, offre una licenza per SDF Fleet Management. In questo modo è possibile ricevere dati specifici della macchina in tempo reale, analizzando e monitorando così il trattore e ottimizzando le operazioni. Include anche l'accesso remoto per ottenere supporto immediato dal rivenditore, se necessario. Se desideri scambiare dati tra diversi endpoint come iMonitor, Farm Management Information System e altri programmi software, l'AgriRouter è lo strumento perfetto per te. La piattaforma di scambio trasporta in modo affidabile i dati da iMonitor all'endpoint desiderato. Ciò semplifica i processi di lavoro, riduce il tempo trascorso in ufficio e migliora l'efficienza lasciando più tempo per altre cose importanti. Per rendere ancora più semplice il tuo lavoro quotidiano, lo sviluppo della nuova serie 7 TTV è stato focalizzato sulla migliore funzionalità e sul minimo sforzo di manutenzione. Per assicurarti di sopravvivere anche alle giornate di lavoro più lunghe, il serbatoio del carburante ora contiene 505 litri. Integrato nel serbatoio si trova un'uscita dell'aria compressa che offre la possibilità di pulire i radiatori e la cabina. La pistola d'aria compressa e il tubo necessari possono essere comodamente riposti nella cassetta degli attrezzi aggiuntiva sopra il serbatoio. Il filtro dell'aria installato sotto il cofano dispone di un sistema di prepulizia automatico. Dietro si trova l'efficiente pacco di raffreddamento in alluminio, che può essere aperto per la pulizia con una sola leva. E il livello del liquido di raffreddamento ora può essere comodamente controllato dal lato destro. Oltre agli intervalli di cambio olio di 2000 ore della trasmissione e dell'olio idraulico, abbiamo anche esteso gli intervalli di cambio dell'olio motore a 1000 ore. Grazie a ciò, gli sforzi di manutenzione e i costi operativi sono ridotti. Inoltre, abbiamo ottimizzato la posizione degli indicatori di livello dell'olio per una routine di manutenzione quotidiana ancora più rapida. Oltre alla trasmissione e alla presa di forza anteriore, ora è facile controllare anche il livello dell'olio dell'impianto idraulico Clean Oil. Sotto la seconda cassetta degli attrezzi c'è la batteria, che ora è meglio protetta dietro un pannello. Per una maggiore comodità abbiamo integrato un polo positivo della batteria.
Per controllare i fusibili è possibile utilizzare la funzione di test sulla scheda elettronica in cabina. Nella parte posteriore i ganci sono stati posizionati in basso, in modo da poter agganciare facilmente gli attrezzi. Se lo si abbina al gancio a sfera K80, beneficerai di un carico verticale al timone di 4 tonnellate, anche a 60 km/h. A seconda delle vostre esigenze, la nuova serie 7 TTV può essere dotata di un sistema di frenatura del rimorchio idraulico, pneumatico o una combinazione di entrambi. L'impianto frenante idraulico offre una funzione a doppia modalità che consente di collegare rimorchi nuovi e vecchi. Inoltre, il sistema di frenatura pneumatico ora include un avanzato Trailer Brake Management brevettato, o ATBM. Per tempi di risposta ridotti, ATBM applica pressione non appena viene rilevata la spinta. Durante la frenata ottimizza anche le prestazioni di frenata dei rimorchi. Ciò riduce lo spazio di frenata e aumenta la stabilità durante la frenata, per una maggiore sicurezza e comfort per il conducente. La nuova radio DAB Plus ha una funzione viva voce. InfoCenter Pro ti consente di accedere rapidamente alle tue ultime chiamate e il Bluetooth ti consente di riprodurre i tuoi brani preferiti direttamente dal tuo smartphone. Apprezzerai sicuramente l'acceleratore a mano diviso. Con esso, ora puoi facilmente impostare la velocità minima del motore, limitando la velocità massima con il quadrante Eco Power. Per una maggiore sicurezza nel trasporto veloce, è disponibile un freno motore. Questo attiva completamente la ventola e-visco per una decelerazione ottimizzata, un notevole guadagno in termini di sicurezza e comfort. I 23 fari da lavoro a LED generano una potenza luminosa di 50.000 lumen. Questo ti mantiene completamente concentrato anche a tarda notte. E grazie alla funzione Coming Home puoi lasciare in sicurezza il posto della tua nuova serie 7 TTV. Come puoi vedere, la nuova serie 7 TTV è un vero tuttofare e offre le migliori tecnologie per agricoltori e condoterzisti professionisti. Come accennato in apertura, è disponibile anche in una versione speciale Heavy Duty. Per condizioni operative estreme, il nuovo 7250 TTV HD offre un carico massimo ammissibile di 16 tonnellate e una capacità di sollevamento posteriore di 11,1 tonnellate. Se svolgi principalmente lavori pesanti con il caricatore frontale, trarrai vantaggio anche da un assale anteriore rinforzato e i pneumatici più grandi nella parte anteriore offrono una trazione ancora migliore. Con la nuova serie 7 TTV hai sempre al tuo fianco un partner comodo e potente, che ti offre la massima manovrabilità con un perfetto rapporto peso-potenza, come il 7250 TTV o il carico massimo utile e una maggiore capacità di sollevamento come il 7250 TTV HD. Prodotto in Deutschland, a Lohingen, Germania, entrambi combinano prestazioni eccellenti con una qualità eccezionale e un'innovativa ingegneria tedesca. Per ulteriori informazioni visita deutschfahr.com e contatta il tuo rivenditore Deutschfahr locale per saperne di più e organizzare una dimostrazione. La nuova serie 7 TTV, creata per stare un passo avanti agli altri.